Il mercato si trova in un fosso piccolo piccolo in questo momento. E come dicevano tutti, va bene, è stata una follia, ma cerchiamo di non perdere la calma. Io ho venduto quella casa lì a 3,50 appena costruita. 2 anni dopo a 4,80. Poi a 5,85 neanche 18 mesi dopo. Questa coppia l'ha comprata a 6,50 l'anno scorso. La darebbero la stessa cifra. Ciao, John! Gli si spezzerebbe il cuore, ma lo farebbe. Perché vogliono vendere? Hanno perso il lavoro. Marlene, tu hai detto che sono motivati, no? Sì, come si può essere motivati in questo quartiere? Questa casa sulla sinistra, forse sono motivati. Wow, parecchia gente sembra molto motivata. Oh, è il fosso di cui parlavo. Questo è solo una reazione nervosa. Allora, lei che mi dice? Devo parlare prima con mia moglie. Questo mercato non durerà. Quanti mutui gestite ogni mese? Almeno 60. Già. 4 anni fa quanti erano? 10. E al massimo 15. Sì, io facevo il barista, adesso ho la barca. Tu hai la barca? E per sapere quanti sono mutui a tasso variabile? La maggior parte. Ah sì? Sì, direi il 90%. I bonus su quelli sono davvero saliti alle stelle qualche anno fa. Il tasso variabile è una manna. E non vengono mai respinti i mutui che richiedete? Scherzi. Se vengono respinti vuol dire che sono un incapace. Beh, anche se non hanno soldi. Beh, la mia società offre dei prestiti detti MRTA. Ah, sì? Meno reddito degli altri, capito? Io lascio sempre la parte del reddito in bianco. Alla mia società non interessa. Queste persone vogliono soltanto avere una casa. Seguono la corrente. Buon per voi. Insomma, non fanno delle verifiche. Se io preparo una richiesta il venerdì pomeriggio, entro lunedì a pranzo una grande banca l'ha comprato. Lo stesso per me. Potete scusarci un momento? Sì. Sentire, se i prezzi delle case non aumentano, lei non sarà in grado di rifinanziare il suo mutuo e sarà costretta a pagare le sue rate mensili che saliranno di parecchio alla scadenza del tasso iniziale. Parliamo di un aumento del 200-300%. James dice che posso rifinanziarlo. Beh, è un bugiardo. Voglio dire, nel caso specifico, James probabilmente si sbaglia. Hai detto il 200%? Su tutti i miei mutui. Che vuol dire su tutti i suoi mutui? Stiamo parlando di 2 mutui su una casa, mi pare. Veramente io ho 5 ville e un appartamento. Sì, c'è una bolla. Però mi faccia capire bene. La banca allora la chiama. Le dà le obbligazioni che vuole vendere, le dà anche i clienti, le dà i soldi per gestire la sua attività e le dà cospicue provvigioni per farlo. Però lei rappresenta gli investitori? Esatto? Sì. Ma non sto nella sede di Merrill Lynch. Ok, dove sto? Io sono nel New Jersey. A 20 minuti di distanza. Ma solo 5 in elicottero. Ok. Buffo, eh? È esilarante. Beh, 50 milioni. $1 miliardo. Cosa? Se le obbligazioni ipotecarie scoperte da Michael Burry erano il fiammifero... Il mercato dell'assicurazione sui mutui quanto è più grande di quello dei mutui effettivi? 20 volte di più. Se le obbligazioni ipotecarie erano il fiammifero e i CDO gli stracci imbevuti di cherosene, i CDO sintetici erano la bomba atomica con il presidente ubriaco che teneva il dito sul bottone. E fu allora, in quello stupido ristorante, con quello stupido sguardo in faccia, che Mark Baum realizzò che l'economia mondiale poteva crollare. È una bomba atomica di frode e stupidità che è in procinto di portare alla rovina l'economia mondiale. Come si sente davvero? Sono lieto che abbia ancora senso dell'umorismo. Io non ne avrei se fossi lei. Sta precipitando, cazzo, se sta precipitando. Quando cavolo abbiamo dimenticato tutto questo? Che se è divertente guardare la tronfia e ottusa gente di Wall Street sbagliarsi di grosso, e lei si sbaglia, signore. Io so semplicemente che alla fine della fiera sarà solo e soltanto il cittadino medio che dovrà pagarne le conseguenze. Perché è sempre, 32. Sempre così. Merda, cazzo, è crollato 32. Di brutto. Che roba. Questa è la mia opinione, grazie. È peggio di quanto pensassi. Credo davvero che l'economia possa crollare. Ma sono anni che dici che il sistema è disfunzionale, Mark. Quindi, perché sei scioccato? È più contorto di quanto potessi immaginare. Il mercato della carta commerciale sarebbe crollato. I bancomat non avrebbero più dato contanti. Dovevano intervenire.
Lo sapevano che i contribuenti li avrebbero salvati, non erano stupidi. È che se ne fregavano. Sì, perché sono dei ladri di merda. Ma alcuni almeno finiranno in galera. Vero? Dovranno smembrare le banche. La festa è finita. Non lo so. Non lo so, Vinny. Ho la sensazione che fra qualche anno le persone diranno quello che dicono sempre ogni volta che l'economia crolla. Daranno tutta la colpa agli immigrati e alla povera gente. Ma Mark si sbagliava. Negli anni successivi centinaia di banchieri e dirigenti di agenzie di rating sono finiti in galera. La SEC fu completamente ristrutturata e il Congresso non poté fare altro che smembrare le grandi banche, regolamentare il settore ipotecario e dei derivati. Scherzavo. Le banche presero i soldi degli americani e li usarono per accaparrarsi ricchi bonus e far pressione sul Congresso affinché stroncasse le grandi riforme. Poi incolparono gli immigrati e la povera gente. Questa volta persino gli insegnanti. E alla fine dei giochi, solamente un banchiere è finito in galera. Vendi tutto.